E questo è più o meno come siamo arrivati fino a qui. Ora, se ci fossero dubbi, domande, perplessità su questa parte, fatemeli adesso, così rispondo tutto in blocco ora, e poi passiamo alla seconda parte, che è quella invece vera e propria, che riguarda il diabete, le basi, le differenze, eccetera, eccetera. Leggo un Tommaso Spia che dice grandissimo, e dico grazie. Francesca dice come hai fatto per fumare nelle gare nonostante il diabete? Bellissima domanda. Tanti tentativi, cose che non sapevo, che ho provato, sperimentato, io e mia mamma che rompevamo le balle al diabetologo, chiamavamo i medici o della società, della squadra per cui correvo, o quelli dell'ospedale, quindi il diabetologo, oppure cercavamo su Google per cercare informazioni, perché, esempio banalissimo che magari riprenderò anche più avanti, se fai uno sport aerobico, tendenzialmente il tuo corpo tenderà a bruciare energia. Perché il tuo corpo dice, ok, non c'è problema, posso reggere questo tipo di intensità di sforzo, per cui iniziamo ad utilizzare i grassi. E fin qua va tutto bene. Per cui la glicemia tende ad abbassarsi, cioè prima uso lo zucchero, poi uso i grassi, per cui tende ad abbassarsi la glicemia, e quindi è l'effetto che un diabetico cerca. Vi faccio un altro esempio. Se uno fa i 100 metri di atletica o il sollevamento pesi, quello sì è sport, sì è attività fisica, ma quella roba lì ti alza la glicemia. Tant'è vero, stavo parlando con qualche giorno fa con una ragazza che fa parte degli iscritti, anche lei, non so se vedrà questa live, però fa parte anche lei degli iscritti, che mi raccontava appunto, lei è diventata campionessa italiana di pesistica, se riesco ve la porto anche sul canale a parlare, e quindi poi è un po' complesso gestirle in queste situazioni. Nel ciclismo poi una gara può andare da un'ora, due ore, tre ore. Ecco, questa roba qua è un po' più complessa da gestire, anche perché un anno fai le gare da 30 km, l'anno dopo sono da 60, l'anno dopo sono da 100, l'anno dopo sono da 150, più o meno. Per cui devi sempre cercare di stare lì, adeguarti, capire cosa fare con gli allenamenti, cambia anche il tipo di lavoro fisico che vai a fare durante l'allenamento, cioè non è che tu prendi la tua bici, pedali, ti fai il tuo giretto, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questo, si tratta di fare tanti tentativi, tante informazioni, tanti sbattimenti per chiamare, capire, cercare di fare fino a quando uno riesce a trovare il proprio equilibrio, cercando di capire poi come agisce un alimento, come agisce quell'altro, quando prendi gli zuccheri, quando misuri la glicemia. Nel mentre cerchi di capire quelle che sono le tue sensazioni fisiche, da un lato riguardo all'allenamento, che è quello che ti interessa in quanto tu sei lì per allenarti, dall'altro dal punto di vista della salute, oppure cioè dal punto di vista della salute per capire appunto come stai, che non mi svengo in bici per strada, i miei allenatori si disperavano un po' a reti e c'avevano ragione. Ora rispondo a qualche domanda. Quindi, dopodiché, vediamo, domanda che non c'entra moltissimo. L'allenatore andrà a mettere Zas, Bardiani, CTR, eccetera, sono qualcosina oppure no? Allora, parte che non potrei dirlo perché altrimenti questa è diffamazione. Parte questo discorso qua, se anche lo sapessi. Però, come hai detto, non posso dirlo, cioè, anche se lo sapessi, non è molto chiaro. Diciamo che il ciclismo dei professionisti, a guardarlo da fuori, non è molto pulito. Mettiamola così. Anzi, ci sono delle cose borderline tipo queste, o cose che comunque tu le guardi e dici da fuori sembrano sono molto strane, oggettivamente, senza entrare poi nei tecnicismi di cosa possa essere, cosa non posso, però c'è una cosa che guardare da fuori sembrano strane, poi magari sbaglio io, metto le mani avanti, non, assolutamente, però, insomma, cioè, gente che passa da una squadra rischia di diventare campione europeo, gente che ricambia squadra non finisce più le gare, insomma, la domandina te la fai. Ma questi ce ne sono anche tanti altri gli esempi, alcuni sono scoperti, altri no. Poi adesso è stato recente anche il caso Schwarzer, del famoso podista che faceva la marcia, per cui si è visto come in realtà nella WADA, che è la società, l'agenzia mondiale antidoping, in realtà i controlli li facciano a seconda di come hanno voglia di farli. Per cui tra l'altro ho fatto un'intervista su Muschio Selvaggio, se volete andate a guardare, è molto interessante. Ok, allora, vediamo, quell'altra domanda, ok, ci spiega la differenza tra diabete tipo 1 e tipo 2, ok, adesso passiamo a questa seconda parte. Allora, ho fatto un bel video che è uscito credo in questi giorni, oppure uscirà prossimamente, comunque, riassumendo molto molto brevemente, facendola, la differenza è, diabete tipo 1 è una causa autoimmune. Cosa vuol dire autoimmune? Autoimmune vuol dire che è un processo riguardante il sistema immunitario, cioè l'immunità. Auto vuol dire che quindi
attacca se stesso. Per cui cosa vuol dire sistema autoimmune? L'insulina, che è quella che noi facciamo tramite le iniezioni, per me i diabetici tipo 1, insulino dipendenti, la fanno mediante appunto questa iniezione. Questa molecola che noi introduciamo in realtà oggi è sintetizzata in laboratorio, ma in una persona sana, prendiamo ad esempio mia sorella non ha diabete, sta benissimo, posto così, ha un'intolleranza al lattosio, ma non c'entra niente col diabete. Per cui lei semplicemente ha il suo pancreas. Il pancreas ha due grosse funzioni, una parte esocrina, la parte esocrina è quella che riguarda la digestione, quindi tutti gli enzimi digestivi che possono essere coinvolti, pensiamo, vabbè, lipasi, integrasi, robe così, servono per degradare quindi grassi, proteasi, degradano le proteine e scusate, cose di questo tipo. D'altra parte abbiamo la parte endocrina, motivo da cui si parte endocrinologia, ovvero riguarda la produzione di ormoni. L'insulina infatti è un ormone anabolizzante, tra l'altro, motivo per cui anche questo sarebbe doping utilizzato in un soggetto sano. Ma venendo a parlare un attimo della parte endocrina, ci sono delle celluline, che sono le isole di Langerhans. All'interno delle isole di Langerhans esistono quattro classi di cellule, alfa, beta, gamma e intercalate, non vorrei dire una cavolata. L'alfa produce il glucagone, le beta producono l'insulina. Okay? Per cui quello che succede è che il sistema immunitario, per un qualsiasi motivo, non riconosce più le cellule del proprio organismo come cellule self. Self è il meccanismo, è la parola che viene utilizzata per indicare quando un elemento è da attaccare o quando non è da attaccare. Se è self vuol dire che è proprio l'organismo, per cui non ti attacco. Se non self, per esempio un batterio, ad esempio, lo riconosce come esterno e quindi lo attacca. Ed è questo il meccanismo su cui si basano i vaccini, ok? Per cui viene riconosciuto come non self e viene attaccato, mentre l'organismo proprio attacca il non. Scusate, l'organismo self riconosce se stesso, motivo per cui non ti attacca. Facciamo un esempio, una mamma durante la gravidanza sviluppa il feto, il bambino non si sviluppa, e il sistema immunitario deve capire che quel bambino lì è una struttura self e invece non è una struttura esterna ed impropria, perché altrimenti l'attaccherebbe e quindi il bambino morirebbe, e comunque in generale non ci potrebbe essere la procreazione. Per cui questo è sostanzialmente il fenomeno autoimmunitario. Per quanto riguarda il diabete tipo 2, è legato principalmente a tutti quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari. Per cui possiamo avere ad esempio il fumo, l'obesità, un'alimentazione scorretta, poca attività fisica, l'alcol, tante cose, cioè, non è solo di solito è un insieme di tutte queste cose, magari ci sono anche altre problematiche, in gergo medico si utilizza il termine comorbidità, ovvero ci sono altre problematiche che tendenzialmente tipiche degli anziani, over 60, 70, 80, motivo per cui è più frequente trovare il diabete tipo 2 negli anziani, e non è legato a cause del sistema immunitario. Anzi, il sistema immunitario tendenzialmente non ha problemi, o meglio, non ha problemi che riguardano questa porzione qua, del pancreas. I problemi sono appunto il pancreas non riesce più a gestire il carico di lavoro che viene imposto. Cioè, ad esempio, il mio pancreas tendenzialmente riesce a gestire, facendolo con un effetto molto semplice, una fetta di torta. Per cui io mangio la mia fetta di torta e il mio pancreas lo sa gestire, tutti contenti. Se io però mangio spesso due fette di torta e non mi muovo, sto fermo, sto lì a guardare la TV, per fare un esempio, ecco che il mio pancreas un po' ci prova a resistere, l'organismo mette in atto una serie di meccanismi compensatori, ma una certa ti dice, amico mio, io non ce la faccio più. E quindi cala la produzione di insulina, ritorna alla produzione standard, anzi meno di quella che è normalmente. Motivo per cui si instaura quindi il diabete di tipo 2, per cui le cause sono diverse. Questo è il motivo per cui, ad esempio, il diabete di tipo 1 deve essere per forza curato tramite la somministrazione di insulina, non puoi curarlo senza. La dieta e l'attività fisica sono degli come si dice, favoriscono la terapia, la migliorano, ti migliorano le glicemie, migliorano le glicate. Possono influire durante la glicemia notturna, ma non possono sostituirsi alla terapia farmacologica. Perché è fondamentale quella cosa lì? Perché a te manca proprio la molecola. Nel caso del diabete tipo 2, in alcuni casi, non sempre, perché poi varia una serie di fattori, ad esempio l'età, le condizioni sociali, fattori ambientali, mille cose che possono influire e il grado in cui lo scopri. Il problema del diabete tipo 2 è che proprio perché il pancreas ha un certo regime e continua ancora a funzionare, tendenzialmente si scopre tardi, motivo per cui si instaurano la maggior parte delle complicazioni.
Se il diabete tipo 1 invece ha un esordio, quindi più ha un esordio acuto, netto, io ho avuto 1400 di glicemia, stavo male, vomitavo, nausea, eupnoico, pallido, non stavo in piedi, chetoacidosi, respiro acido, che si dice respiro di Kussmaul in fisiologia, per cui è chiaro, cioè se uno ti fa un'anamnesi ed è un endocrinologo, ti guarda e ti dice tu c'hai diabete tipo 1, e subito, ok? Se, vi capita l'endocrinologo, se vi capita il medico di base, magari deve capire un po' nel mondo delle malattie cosa potrebbe essere, fa un po' più fatica. E tendenzialmente il diabete tipo 1 compare meno rispetto al diabete tipo 2. Pensate che in Italia ci sono circa 3 milioni di diabetici, 4, 700.000 sono diabete tipo 1, il resto sono tipo 2, per cui ce ne sono molti di più di diabete tipo 2. Il diabete tipo 2 invece, proprio perché ha un esordio più lento, più progressivo negli anni, tendenzialmente si scopre solo quando c'è una problematica grave. Associata al diabete, motivo per cui ci sono più complicanze associate al diabete tipo 2, però sostanzialmente sono queste le due differenze. Aspettate che guardo un attimo se ci sono domande. Allora, Madonna, aspettate, sono un sacco. Come conservavi l'insulina quando stai fuori per più tempo? Allora, come conservavo l'insulina? Generalmente ho una borsina, più o meno di questa dimensione qua, ci metto dentro l'insulina e dipende a seconda di cosa devo fare. Devo fare una passeggiata, me la metto in tasca dei pantaloncini, sta per un'ora. Se devo portarla per un viaggio di 10 ore in aereo, meglio metterci le cose di ghiaccio. Adesso non mi ricordo, non mi viene in mente il nome, per dire i sacchetti di ghiaccio sostanzialmente li puoi usare, quelli rigidi. Per cui usavo quelli in modo che l'insulina rimanesse fresca. Il problema, ad esempio, sorgiva quando dovevo andare in bici. Quando vai in bici, la maglietta del ciclismo hanno delle tasche posteriori. E tu in queste devi inserire quindi l'insulina, il telefono, le barrette, se ti porti via le barrette per mangiare, quello che ti serve, quindi 5 euro se devi fermarti al bar, quello che ti serve. Il problema però è che sta il sole, per cui lì è un vero problema, per cui si rovina. Allora, conosco alcuni che lo mettevano nel sottosella, conosco alcuni che la mettevano nel portaborracce, ovviamente era vuota, la borraccia ce la mettevano dentro. Altri invece la lasciavano proprio lì nella schiena e la dovevano cambiare una volta a settimana, perché poi l'insulina c'è proprio scritto conservare lontano dalle fonti di calore o dalla luce del sole. Tendenzialmente starebbe bene in frigo. Ora, non è che se la tieni fuori dal frigo muori e muore l'insulina. No, anche perché pensate, altrimenti in paesi come, non lo so, il Sudafrica, come la mantieni l'insulina? Dovrebbe essere tutta sterminata, tutti i diabetici sudafricani, non è così. Per cui si può tenere al di fuori del frigo, dipende sempre quali sono le tue necessità, cosa devi fare. La cosa più grave tendenzialmente è evitare lo sbalzo di temperatura, cioè se la tiri fuori dal frigo, lasciala fuori dal frigo, non frigo, fuori, frigo, fuori, frigo, fuori. Quella roba lì si rovina, l'insulina devi buttare via, poi magari cambia con quelle di nuova generazione, magari farò un nuovo video su questo. Ora, vediamo altre domande. Allora, studio mi dice per diventare un diabetologo? Spero di sì. Allora, spero di diventare un diabetologo. Nì, nel senso, sono ancora indeciso. Da un lato mi piacerebbe la strada dell'endocrinologia e della diabetologia, dall'altro mi piacerebbe anche fare il medico di base, quindi quello che è medicina generale. Per cui devo ancora ponderare le scelte e mi sto cercando di iniziare a informare su quelle che sono le varie possibilità tra una e l'altra. Possibilità lavorativa, mettiamola così, dalla specializzazione che una dura 3 e l'altra dura 4 anni, o dalla possibilità lavorativa che c'è dopo, che comunque anche se andassi a fare endocrinologia e mi specializzassi in diabetologia in particolare, comunque potrei dopo svolgere lo stesso ruolo di medico di base ed essere comunque un medico specializzato in diabetologia. Per cui sto ponderando in questo momento le scelte. Vediamo. Elisa mi saluta. Ciao Elisa. Ok, Mario, perché a volte faccio insulina dopo un pochino del MEC la glicemia arriva allo stesso 300? Per me sono appuntamento del diabetologo, ma voglio il tuo punto di vista. Allora, questo è molto semplice. Il motivo è che il pochino del McDonald's, oltre ad avere zucchero, c'ha un sacco di grassi. Ora, questo ci arriviamo, lo volevo spiegare dopo, ma faccio l'anticipo adesso. Il motivo, molto semplicemente, è che legato al tempo di digestione e al tempo di dur e la durata d'azione dell'insulina. Tendenzialmente l'insulina ha una durata che va dalle 2 alle 3 ore. Ok? E in quella fascia d'orario lì, lui ti copre il tuo picco glicemico. Il problema che si verifica
è che il panino del McDonald's, oltre ad avere un sacco di zuccheri, per cui te la butta subito tanto alta, e che magari l'insulina riesce a gestirla quella tanto alta lì, ed è il motivo per cui in realtà la conta dei carboidrati non è del tutto efficace, non è sbagliata, è un ottimo punto di partenza, ma non è del tutto efficace, è perché i grassi impiegano fino a 4 ore per essere digeriti. Ora, capite bene che se l'insulina ne dura 2 e i grassi ci vogliono 4 ore, e queste 2 ore qua, io continuo mentre completa la digestione, a liberare energia derivante dai grassi. Oltre che un grammo di grasso ha più del doppio di calorie di un grammo di carboidrati, il grammo di carboidrati ne ha 4, il grammo di grassi ne ha 9, l'alcol ne ha 7, però questo è un altro discorso. Vuol dire che anche lontano dal pasto continua a buttare fuori energia, che quindi le unità di misura dell'energia sono appunto le calorie, e che verrà convertita poi nuovamente in glucosio all'organismo ed eventualmente poi come si dice, ridepositata in quelli che sono i nostri tessuti di deposito e di accumulo. Vedi il tessuto adiposo. E quello è il problema del panino del McDonald's. Ok, allora, vediamo. Ciao Joe, che è il montatore. Allora. Soffro di mal di testa raramente, in realtà non ho grossi mal di testa, se non quando sono fisso a studiare come un fulminato perché devo fare gli esami. Sostanzialmente questo. Ok, chiudo questa prima parte e semmai me ne rifate altre domande dopo. Ora, quali sono, tra virgolette, le basi della dieta? Veniamo quindi all'argomento della live.